un tribunale statisticamente contro 100 scuole o campus o case private. C'è una relazione certa, scientifica, su fatti come questi e la disponibilità delle armi da fuoco. Ecco perché Sinistra Ecologia e Libertà pensa sia giusto un provvedimento generale più restrittivo sul possesso delle armi da fuoco nel Paese. La sicurezza minuta è necessaria e ha dei costi. Non si interviene efficacemente senza risorse, ma dobbiamo anche guardare alle questioni generali che precostituiscono le condizioni della sicurezza. Ed è tornando ad esprimere solidarietà alle vittime, alla città di Milano e ovviamente non solo, a tutti i coinvolti, che però torniamo a invocare una diversa legislazione sulle armi da fuoco nel Paese. Grazie. Adesso il collega D'Ambrosio, prego. Sì, grazie Presidente, grazie Ministro per la sua informativa. A nome di Scelta Civica esprimiamo anche noi evidentemente un cordoglio sentito per la perdita di tre vite umane che riguardavano un cittadino, un socio appunto dell'assassino, un avvocato e il collega Ciampi, che due mesi solo prima di andare in pensione, solo due mesi, è stato freddato nella sua stanza. Quindi una sincera vicinanza però non solo alle vittime, ma davvero a tutti gli operatori della giustizia, cancellieri, semplici impiegati di segreteria, avvocati, moltissimi avvocati che sono sempre presenti nei corridoi e giudici che hanno vissuto chiaramente, sono state vittime di un momento di terribile intimidazione nei confronti del loro operato. È stato colpito, come hanno detto molti, ma come ha detto soprattutto Monsignor Scola ieri durante i funerali, un luogo simbolo della giustizia e della sicurezza. Non mi associo a chi ha voluto vedere nell'attentato, nell'assassinio, un ulteriore elemento di insicurezza per la città di Milano legata per esempio al tema dell'Expo. Nulla a che fare con questo tipo di associazione. Si è trattato di un episodio di follia, un singolo episodio di follia, e tutto il resto mi è sembrato davvero speculazione politica. Noi oggi ci dobbiamo confrontare appunto con le conseguenze, alcune cose già mi hanno rinfrancato delle cose che sono state dette, Ministro, delle conseguenze di un gesto, di una follia che pur avvenendo in un luogo ipoteticamente protetto comunque non giustificano la sua espressione. E si trattava di una strage annunciata, è chiaro che con il senno di poi, considerate appunto quello che abbiamo visto su tutti i luoghi dei palazzi di giustizia, sulla maggioranza dei palazzi di giustizia e sulle modalità di accesso ai palazzi di giustizia sul territorio italiano, si tratterebbe evidentemente di una strage annunciata come tutte lo sono, come tutte lo potrebbero essere. Comunque la sicurezza assoluta evidentemente non esiste, lo sappiamo, lo sa chi lavora. Anche lei, Ministro, va sotto scorta e sa che lei come Ministro non può vivere sicuro anche per questo. La sicurezza in molte situazioni non è né prevedibile né prevenibile, evidentemente. Per prevenire al massimo bisognerebbe mettere, come alcuni hanno provato a fare in questi giorni, delle regole strettissime di accesso per esempio ai palazzi di giustizia. Abbiamo visto che cosa è successo a Napoli, una Napoli che lei conosce bene, Presidente, signor Ministro, che ha visto addirittura per accedere al Palazzo di Giustizia 5 feriti e tutto quello che è accaduto. E tutto questo evidentemente non può essere la risposta rispetto a quello che è accaduto. D'altronde un meccanismo troppo parcellizzato tra vigilanza esterna e vigilanza interna non va bene. Grazie quindi a questa iniziativa che è partita anche da una proposta di legge di Scelta Civica che voleva vedere trasferiti appunto una proposta di legge datata aprile 2013, quindi immediatamente all'inizio di questa legislatura, e che è stata poi confluita nelle volontà della legge di stabilità, che finalmente vede un ruolo unico, una cabina unica di regia per quanto riguarda la gestione del budget e del bilancio per la manutenzione e per la sicurezza dei palazzi di giustizia. Nessuno deve mettere sotto accusa i sistemi di sicurezza quindi del nostro Paese e dei palazzi istituzionali. Sicuramente non deve far riferimento alla deontologia delle donne, degli uomini, delle forze di polizia che sono dei veri servitori, ma veri servitori lo hanno detto altri, mi fa piacere che l'abbiano anticipato i colleghi dei 5 Stelle, per esempio, lo sono anche i magistrati. Signor Ministro, so che lei condivide questa sensibilità della magistratura.
perché forse la politica avrebbe potuto anche pensare un po' più alla sicurezza e forse qualche volta di meno, ma fondatamente anche in via parallela, ma sicuramente un po' di meno per esempio al tema della responsabilità civile e delle ferie, che invece hanno trattenuto troppo tempo quest'Aula a parlare di questi temi. Nulla in materia di sicurezza. Comunque si è trattato di odio, di rabbia e di disperazione, un risentimento che sono tutti sentimenti con i quali dobbiamo fare i conti ogni giorno e forse saremo costretti a farne anche in futuro, ci auguriamo di no. Non deve stupirci che la ferocia che si manifesta anche nelle sedi istituzionali sia espressione della disperazione che ci accompagna, e non c'è una legge che potrà compiutamente arginarla. Rischia purtroppo di colpire, purtroppo in base alla sorte. Grazie, signor Ministro, sull'adeguatezza dei sistemi di sicurezza dei palazzi di giustizia che oggi ci ha voluto rappresentare, allorché ha rappresentato appunto i mutamenti che sono già in corso e che sono precedenti all'episodio, evidentemente. Grazie anche per l'attenzione che ha voluto prestare al ruolo della magistratura italiana e ho apprezzato personalmente davvero i vari toni della sua informativa. Credo che oggi sia il minimo quello di garantire la sicurezza e la vivibilità e la praticabilità della funzione in quei luoghi di giustizia, per tutti gli operatori di giustizia, avvocati, cittadini che sono chiamati a essere giudicati e magistrati. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Molteni, prego. Grazie Presidente, grazie Ministro. Come abbiamo già fatto nell'imminenza dei fatti, ancora oggi vogliamo rinnovare a nome del gruppo parlamentare della Lega il nostro cordoglio alle tre vittime, al magistrato, all'avvocato, a un giovane avvocato che ha dimostrato in quell'occasione grande coraggio, grandissimo coraggio, e all'imprenditore. E io credo che queste tre vittime vadano ricordate in maniera indistinta, cosa che purtroppo non è accaduta nell'imminenza dei fatti stessi. Tre vittime che sono cadute sotto i colpi di una furia omicida da parte non di un pazzo, ma da parte di un criminale. Di un criminale efferato, di un criminale truffatore. Giardiello era già stato condannato nel 2011.